È una popolazione stremata dalla guerra, è una popolazione adesso stremata a causa della povertà, anche dalle sanzioni che certo non aiutano questa popolazione a ripartire, e adesso soprattutto in certe parti del paese da un terremoto che ha accavallato questa crisi a quelle già esistenti. Qual è il contributo che la Chiesa italiana può dare alla ricostruzione? Innanzitutto un aiuto economico e finanziario ai progetti che lì si sviluppano. Abbiamo visto dei progetti organizzati attraverso la collaborazione e l'annunziatura dall'AVSI, un programma si chiama Ospedali Aperti, al fine di favorire l'ospedalizzazione o la cura nei dispensari sia a Damasco che ad Aleppo ai più poveri. E poi delle attività di accoglienza, pensiamo che ad Aleppo sia i salesiani sia i francescani ospitano nelle loro case migliaia di persone sfollate. Noi vogliamo essere vicini a quella realtà attraverso i soldi dell'8 per 1000, attraverso quanto recupereremo nella colletta del 26. Ma c'è anche 26 marzo, ma c'è anche un altro aiuto, l'aiuto di chi si fa prossimo e dice: non siete soli, noi siamo con voi, siete parte della nostra storia, parte della nostra fede.